Ciao a tutti ragazzi e buona serata. Ho sistemato anche il testo qui sopra, quindi siamo con Ship Simulator Extreme, un viaggio da Dover a Calais e poi vediamo se riesco a fare anche ritorno. E beh, diciamo iniziamo, dai. Siamo già a porto. Questa è la nave di oggi, che è la P Endo Pride of Rotterdam. Siamo al molo orientale di Dover, siamo al tramonto. E prima di spiegarvi come sarà il viaggio, vi faccio vedere anche una mappa. Questo dovrebbe essere il viaggio che dobbiamo fare. Ecco qua, questa è una carta nautica. Noi faremo questo viaggio qui, quindi disommergiamo e andiamo direttamente verso Calais, che è in Francia, quindi dall'Inghilterra alla Francia. E ci sono due vie. Allora, o faccio questa rossa scura, più o meno da pilot station to pilot station, anche se è un po' discutibile perché nel gioco non ci sono il TSSS, che sarebbe il Traffic Separation Scheme, quindi faremo direttamente questa, anche se poi dovrei fare tutto un giro eccetera. Quindi partiamo da Dover, qui in Inghilterra, ci settiamo la rotta di 115 gradi e poi arriviamo all'ingresso di Calais. Mantenendo sempre la rotta di 115 gradi e ci ormeggiamo più o meno o in questo molo o su quest'altro. Bene, quindi questo lo posso pure abbassare, non ci serve. Vedo un attimo se il crossover su Facebook sta andando. Buonasera. Sono stato molto assente perché stavo completando anche i capitoli della web novel, quindi saluto ai ragazzi. Anche la chat funziona. E stavo spiegando, faremo questo viaggio, partiamo da Dover, ecco la nave ormeggiata, fianco sinistro, quindi moleremo i cavi prodieri, il breast line, il spring line e così anche a poppa. Prima ancora chiudiamo la rampa, poi ci spostiamo leggermente e usciamo da qui e da questo punto in poi prendiamo rotta a 115 gradi fino a destinazione. Non metterò nessuna velocità di riproduzione del video, quindi andiamo così come è la velocità della nave e siamo un po' in live. Tutto bene. E tu come stai? Come ho detto prima, io sono stato un po' impegnato per la creazione dei capitoli, infatti mi sono portato un po' avanti con la web novel, sono arrivato fino a ottobre, al 3 ottobre 2022, quindi ho tutti questi, diciamo, giorni in più e che escono i capitoli programmati su tapas.io. La web novel esce in un unico modo su tapas.io e poi ci sono anche su Wattpad i vari volumi, diciamo, le varie saghe singole. Su tapas sono un'unica saga che continua, che c'è un riassunto, poi si continua, poi si introduce quella nuova. E quindi mi ha preso molto il lavoro di prepararmi, di portarmi avanti,
perché voglio trovare anche un lavoro per potermi pagare gli studi, roba così, quindi in anticipo mi porto più avanti e mi posso portare, cioè se riesco a pianificare entro febbraio-marzo tutti i capitoli del 2022 sarebbe una cosa buona. No, non ho mai giocato Euro Truck Simulator 2. Per adesso diciamo io mi limito più sulle navi, sulle battaglie navali e poi sulla scrittura, più queste qua, i vlog, roba così. Ma mi interessa, quindi vedo piano piano, appena posso me lo prendo da Steam così ci giochiamo. Attualmente anche sto usando la versione HD di Ship Simulator perché mi fa vedere anche la le catene e quelle di Steam non riuscivo a togliere, a mettere, anzi a inserire questo qua delle catene e quindi mi dava molto fastidio, soprattutto se sono stato pure un marittimo, quindi mi dà fastidio proprio vederla, i cavi che mancano, roba così. Siamo ancora all'inizio, quindi aspettiamo un po' se vedo qualcun altro e si parte. Tanto sono le 6:10. In sottofondo sentite i miei pappagallini che stanno parlando di nebbietta. Ora hanno finito di mangiare. E scusate per la grafica, ragazzi, questo è quello che posso, diciamo, posso avere ora. Anche se il computer è del 2014, ragazzi, quindi fatto pezzo per pezzo, è dura e mantiene, grazie a Dio, fino ad oggi. Ora vedo un po' di come sistemarmi anche con pronto un altro lavoro per pagarmi gli studi e poi si vede cosa avverrà della vita, diciamo. Vi faccio vedere dentro come una persona normale che cammina, ecco qua. Nel frattempo che se arrivano altri pure. Questo è il fianco sinistro della nave, come potete vedere dall'aletta del ponte di comando, riesco a vedere i cavi, i pompieri, abbiamo gli spring. Formia, magari fosse così grande Formia. Vi faccio vedere dove com'è da fuori. Dover è fatto in questo modo. Questo è un pontile, così quindi abbiamo il molo esterno della diga esterna, della diga Panciflutti, diciamo in posizione a metà, e poi abbiamo l'altra diga, il lato sud. Ci sono qui gli attracchi per i ro-ro speciali, quelli di Dover, quello che c'ha il doppio ingresso, roba così, e poi ci sono di qua quello degli yacht, sotto qua la spiaggia, poi abbiamo qui altre, diciamo, pescherecci. Se vi faccio vedere dalla cartografia, questo è Calais. Cioè dove dalla cartografia. Quindi abbiamo dove sono ormeggiato io, abbiamo il fanale verde, dall'altra parte il fanale rosso l'ingresso del porto, qui altri due fanali ancora perché l'altro ingresso e uscita del porto. Come dicevo, qua c'è tutta la parte degli yacht, qui dei pescherecci, qualche parte della baia, altre piccole parche, roba così, e poi qui tutta la parte commerciale dei traghetti, quelli inglesi, diciamo. Di solito si dovrebbe viaggiare in questo modo. Questo è il TSS, Traffic Separation Scheme, quindi uno dovrebbe fare perpendicolarmente al senso di viaggio, perpendicolarmente, tagliare perpendicolarmente. Quindi, visto che non ci sono mai stato, qui dovrei quello più possibile,
così solo dalla carta perché non ho le informazioni adesso sulla la nave. Devo fare dall'imboccatura del porto alla pilot station. Ciao! Buona cena, anche a te, ciao ciao! E quindi dicevo ragazzi, si dovrebbe partire dalla pilot station, fare perpendicolarmente al senso di marcia, poi arrivare all'altra pilot station che è questa qui. Quindi dove si dovrebbe sistemare, facciamo così, e poi dirigerci verso l'imboccatore del porto di Dover. Quindi questi sono i modi. Poi se uno prende tutte le informazioni si fa vedere anche che queste unità, queste navi qua hanno una rotta prestabilita, che non possono uscire, non possono fare altri tipi di rotte, e che si riconoscono subito perché loro hanno un IS che si capisce che sono unità di tratta che fanno dove tra lei. Quindi ora la carta nautica non mi serve più, abbiamo quello del gioco. E credo che possiamo iniziare. Allora partiamo, tolgo i comandi. I primi cavi che si tolgono sono sempre quelli che ci aiutano a uscire. Quelli sottovento, non sopravvento. Quindi togliamo, chiudiamo la rampa. Come potete vedere la rampa si sta chiudendo, è in movimento, vedete? Vicino alle leve, sì, si sta chiudendo. Ecco qua, la rampa l'abbiamo chiusa, andiamo giù a vedere i cavi, togliamo tutti i cavi alla lunga, così rimaniamo solo con il traversino. Ecco qua. Ora rimaniamo solo in travessino, rimango solo per travessino. Togliamo le luci di via, andiamo qui, vediamo che siamo tutti liberi. Un giretto, ci guardiamo un po' attorno nella plancia, vedete che è tutto pulito. C'è anche il tramonto qui. Sul lato che mi serve, sapete che è libero. Prima di usare i comandi ci liberiamo anche della catena. Ecco qua, io qui vedo il fianco, il giro, abbiamo quasi la catena sotto, ci togliamo anche la catena. Se c'è questo vento ci aiuta. Ci aiuta molto questo vento, che ci ha fatto gran parte del lavoro. Siamo fuori dalla banchina, vedete? Ora vado un po' più avanti. Qua. Un po' più avanti.
avanti. Leggermente in avanti. Quindi con adagio. Molto adagio avanti. E mettiamo anche la vista qui, dopo questo. Vedete? Possiamo andare dalla banchina. Abbiamo tutto libero. Non abbiamo cavi né ancore. Luce di navigazione inserita. Ora ci allaghiamo un po' verso di qua e poi mi giro. Quindi torniamo dentro. Ci spostiamo un altro po' per vedere qua. Vediamo se è qua. Piacere pure da terra come si vede. Ecco qua. Sta spostando, vedete ragazzi? Allora, le manovre si fanno sempre con poca velocità, minima, che basta per spostare, perché se si va troppo veloci si perde il controllo dell'imbarcazione della nave. Quindi facciamo tutto bene bene. Arrivati in un buon punto. Punto, vedete? Sono la rada. Se la trovo qui la fotografia, la sono qui dentro. Posso anche intuire da solo che siamo in un punto di poter invertire. Quindi facciamo piano piano tutta a sinistra. Andiamo verso sinistra adesso. E mi sposto 5 gradi a sinistra. Vediamo qua come mi sposto, se riesco a mettere con la prua all'imboccatura. Ecco, vedi come si sta spostando ragazzi. Ecco la scia. Invece vedi dall'alto come si sta spostando. Ora cambio i comandi e li inverto. Così da poter andare molto di più a sinistra, girando però sul posto. Vediamo se va bene. Ciao, benvenuto. Sono in uscita
La porto di dove? In questo punto facendo l'uscita e andiamo a Calais. Mi ricordo che la rotta che seguirò sarà a 115 gradi. Allora siamo in uscita ragazzi, guardate, siamo in uscita, è andato tutto bene, mi sono allargato, mi sono invertito, mi sono posizionato, adesso usciamo. Andiamo al lato dritto così per vedere se non urtiamo qualcosa. Il radar che è molto meglio. Uscita. La plancia. Ecco
Un po' di mare. Però vedo che invece di 115 andiamo sempre su 113-114. Sistemiamo un po' qui. Vediamo se riesco a mantenere 115. Credo che così riesco a mantenere. Ragazzi, ci mettiamo in modalità persone, cioè sono un giretto. Tanto sarà una guardia. Sono le 18. 0-0. Si mantiene la rotta. Allora, vi faccio vedere gli strumenti, quelli pochi strumenti che possiamo vedere da questa, diciamo, da questi dati. Mi ci dà il vento vero, il vento relativo, leading, l'andamento, quindi tutto questo qua è dentro qui, lo vedete qui col mouse. Poi abbiamo la parte cartografica, che riporto a come deve essere, così, sta scendendo, vedete? Qui abbiamo gli stessi strumenti. Ecco qua, abbiamo i timoni singolarmente, 1 e 2, la ruota del timone principale, poi abbiamo il thruster di prua, i due motori, comandi per la leva, per la rampa. Poi di nuovo tutto il resto ripetuto. Vi faccio vedere anche qui, c'è anche una stella di là, vedete? C'è una stellina qua, che è un'imbarcazione che sta passando di qua. Tutto il guardia si deve stare attento all'imbarcazione. Qui tutti i comandi sintetizzati, quello che serve a noi.
cuando la nave mantiene siempre lanzamiento, aunque sea en voz mandada. Sí, lo que digo es en voz mandada. Minutos mandada, así, más o menos. Es el mar. Non si compensa, se non si sistema di nuovo faccio un certo fuori, dai. Questa è la Pride of Rotterdam della P&O. Guarda che effetto fa il marco. La luna, sole che tramonta, sono su 130. Io vi faccio vedere un po' la nave, vabbè. Qui è l'area di atterraggio dell'elicottero. Dopo userò questo omino qui che sta camminando, soprattutto per l'ommeggio, e lo posizionerò qui. Vedete? Qui dove sono i comandi pure per lo stop. È molto fondamentale avere la distanza dalla bambina, anche se ci vuole il radar più che un pezzo. Comunque, questo è il piano, il nome è quello qui, Pride of Rotterdam della P&O. Guarda come beccheggia, guardate come beccheggia, lo faccio vedere tutto qua. Vediamo se posso mettere questa telecamera. Ecco qui. Torno avanti così non lo vedete. Intanto come è difficile. Ora sale. Il bulbo si vede, esce fuori. Ora rientra in acqua. Vedete? Torniamo sulla barca. È una normale navigazione. Potete vedere anche il rollio, questo è l'orizzonte, vedete come è inclinata la nave, come si inclina la nave. Con il numero 3 lo sposto, ci torniamo di nuovo a prua, così potete vedere anche il rollio della nave. Ci mettiamo un po' un bambino per fare
Kalau gua ya. Torno subito, ragazzi. Eccomi ragazzi, sono tornato e allora ho spento la luce perché è una navigazione notturna, voglio avere molto più focus sulla navigazione, quindi devo riuscire a vedere qui nel buio. So che non mi potete vedere, però io ci sono, faccio vedere anche da fuori com'è la situazione. Questo è il mio computer. Guardate,
ormai tra mondo ci è passato tutto. Ecco alcuni errori della versione CD. Comunque, stavo dicendo, sta calando il buio, quindi io devo riuscire a vedere le luci nel buio, che anche se stranamente riesco a vedere i dettagli del porta con quel calere. Questo è un errore della grafica, la scheda grafica che ho io. Almeno credo. Allora, siamo su 111 gradi, vedete? Io ora farò una cosa che mi conviene. Io so che in questo momento questi sono, dove questa linea, sono 111, 112 gradi. Quindi un attimo avanti così e vado un po' a dritta per correggere e andare a 115. Dovessi mantenere 115 gradi. Andiamo così, togliamo questo e facciamo la navigazione. Vi stavo ricordando, sono stato assente fino ad oggi per completare la mia web novel e cercare di arrivare il più lontano possibile con la programmazione degli episodi. Io sono arrivato attualmente a ottobre e vorrei arrivare anche entro i prossimi mesi a dicembre 2022, così ho tutto un anno preparato e che cosa è successo? Non ho i comandi per l'antirollio, però ignora. Allora, e tu dove sei uscito? Beh, dove mi vuoi passare? Di prua. Ecco quel puntino, vedete? A 0,16 metri. Dove sta andando? Ma che sta facendo? La fortuna del principiante. Adesso fare un giro tondo. Questa è la sua scia, quindi mi si è venuto da qua dietro qua e ho fatto così e mi è tagliato la strada. Bravo. Ecco, sta facendo il giro tondo attorno a me. Bravo, 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 bravo. Come è passato? Lo stavo continuamente sbandata da un lato. Questo ormai c'è passaggio. Attraverso.
panin. Tapi ito. Hindi na ako siya nito sa ABC, babay na pang yung ba talaga sa mo kasi may like we porto di kale allora, mi stavo dicendo sono stato assente per completare sta web novel che esce sempre su tapas.io come autore da scelto Mano l'Infante Writer e la web novel è intitolata Il segreto dell'imperatore cronache dell'universo astrale Ita, che c'è per intendere che in italiano e in totale sono 380 capitoli con 22 saghe, sta per quasi per finire, diciamo il mese entro febbraio finisce anche la saga introduttiva, inizia quella del passato e poi continuerà fino ad agosto che inizia la terza saga, quella del viaggio. Quindi più o meno io sono arrivato a ottobre con la saga del viaggio e vorrei arrivare a completarla fino a dicembre, almeno fino a Capodanno del 2023, così c'ho un anno intero tutto programmato. I capitoli escono sempre settimanalmente ogni sabato alle ore 10 ore italiane e poi se vi iscrivete, sottoscrivete anche alla mia web novel, vi verrà notificato quando esce un nuovo episodio. Così è tutto. Boh, comunque la navigazione prosegue tranquilla, aspettiamo di arrivare, facciamo lo sbaglio e poi abbiamo finito per oggi. Ma comunque voglio ricordare anche che perché diciamo che la web novel è anche pubblicata a singoli volumi, diciamo a singole saghe su Wattpad, dove le prime due sono completate e in corso invece la terza saga in fase di pubblicazione, sempre in sabato mattina però alle 14, quindi nel primo pomeriggio. Questo è tutto ragazzi, sto arrivando alle mie opere, il perché sono stato assente e il perché mi sto portando avanti con la scrittura e perché voglio almeno trovarmi un lavoro a terra per poter pagare gli studi e poi si vedrà, quindi vediamo un po' se riesco a trovare un lavoro, anche se siamo in un periodo non è che è grande chissà che cosa, la possibilità di trovare un lavoro, vedo una luce, un mare, momento errata, la porta errata, ecco qui una luce, vediamo questa cosa, vediamo se qua si vede, ecco qua. Ecco qui la luce che vediamo qui, quindi i target qui sul radar sono queste imbarcazioni qua, vedete? Queste imbarcazioni qua, non so se riuscite a vedere le luci che mettono, vedete, mettono colori variopinti, quindi questo non posso zoomare, quindi non riesco a vederlo io, è già lontano piccolino, guardate, l'ho notato prima mentre stavo facendo qui la guardia, lo metto così, vedete che sta forse qualche 10 gradi, 10 gradi da me a sinistra, ed è questo qua che vedete qua ragazzi.
Comunque questo mare mantenendo 116 gradi va bene. Va bene, la nave mantiene la rotta. Quindi abbiamo un uscito di 21 nodi. Cavolo, è tanto. Video su... ecco qua, parliamo pure un po'. Così ne fate pure arriviamo. Video su Twitch. I video sono in programmi sempre la domenica. Scusate, sono in programma il sabato e la domenica. E solo che questi ultimi sabato e domenica ho avuto problemi proprio perché non riuscivo a completare i capitoli nella programmazione. Ho avuto qualche volta un blocco, diciamo, dello scrittore, ma soprattutto per prepararmi tutte le scene e portarmi avanti con il lavoro. E ora sono arrivato a un buon capitolo, devo fare la parte seconda, quindi sarà un'altra settimana ben intensa. Questo vi posso dire. Quindi se a volte non mi vedete fare live e non è perché non voglio farle o altro, perché sto studiando, sto preparando le caratterizzazioni, i personaggi che devono essere inseriti nei vari capitoli successivi, sto preparando gli scenari, mi sto studiando un po' di cose per creare degli scenari belli e quindi anche creare un po' un rapporto tra personaggi, scenari, dialoghi, eventi che accadono nei vari capitoli. Quindi sarò molto impegnato e se a volte non riuscirò a fare le live, perdonatemi. Vedete come ho fatto ora, ho avuto un buco di orario tranquillo. Oggi ho completato uno dei capitoli, mi sono fermato perché domani devo, con mente riposata, preparare tutta la parte più importante, che sarebbe la parte della seconda parte del capitolo che ho completato oggi. Quindi domani preparerò tutte quante le scene, i personaggi, gli eventi che mancano alla seconda parte del capitolo e mi porterò avanti 2-3 capitoli in modo da poter arrivare fino a dicembre e forse fino al capodanno 2023 con il lavoro, perché anche se con Tapas è tutto pieno fino a ottobre, con Wattpad le uscite settimanali sono proprio della terza saga che è in corso di stesura, proprio perché per mantenere almeno il sabato l'uscita confermata ho bisogno di fare il più veloce possibile la preparazione di tutti i capitoli e poi dopo direttamente estendere e poi pubblicarli. E curiosità sulla parte della web novel, attualmente li sto pubblicando senza aver richiesto un correttore di bozze. Io voglio vedere se i capitoli riescono a intrattenere le persone, se ho bisogno di qualche sistemazione. Vi prego, commentate anche sotto i vari capitoli, sia su Wattpad sia su tapas.io, e ogni vostro aiuto o suggerimento è ben gradito. Ricordando però, io so qual è la trama, dove sto andando, so già qual è il capitolo finale, ma so già anche tutta la storia. Ho solo bisogno di trovare un modo che riesco a condividere, cioè, quello che io penso con il lettore. Quindi anche un commento su una scena che è stata un po' più diciamo ricca di domande, di punti interrogativi su quello che accade, volete qualche delucidazione in più, mannaggia questo, qualche delucidazione in più a riguardo,
Basta commentare sotto i vari capitoli che mi mettono questi punti interrogativi nella lettura e io vedrò di sistemare qualche cosa, spiegare meglio cosa volevo dire. E soprattutto mettete anche commenti se vi sono piaciuto, cosa vi è piaciuto, quali personaggi vi hanno colpito di più, in modo da creare anche questo dialogo tra l'autore e gli utenti, così possiamo crescere questa community anche su tapas.io e Wattpad. E questo è tutto, ragazzi. Quindi facciamo la navigazione, tranquilli, tranquilli. Ecco qui. Vediamo se riesco a vedere questo qua. Provo a vedere. Sono un gruppo di navi che sono per il dragaggio. Allora. Sono un gruppo di navi, questo non mi ricordo, che ho fatto una missione con un'unità ed erano un gruppo di navi. Siamo sempre diretti, 116 gradi, nulla si sposta dalla destinazione che è davanti a noi. Ecco Palermo. Quindi, piano piano ci arriviamo. Non c'è fretta, non c'è inganno, non c'è truppe. Perché mi metto insieme. Se avete qualche domanda scrivete nei commenti e io leggerò con voi. Di questo non si vede. Mi sono andato di qua alla finestra e vedo come nemmeno, non li vedo al 100% ragazzi, non si vede al 100%, però potete ben vedere i colori rosso, bianco, verde che sono le navi per dragare. Voi li potete vedere da qui, voi li potete vedere i colori rosso, bianco, verde. Beh, torniamo di nuovo alla postazione di comando.
I'm going to go back to the same outbound.
and then three is up there. We're dropping through the sea level, please. It must be dropped 3.1 with 3 feet of winter.
Ciao ragazzi, bene, siamo arrivati, ho fatto l'inversione, sto girando, e ci andiamo a fermare. Abbiamo quasi finito, ragazzi. Sono stato muto con il microfono perché stavo parlando al telefono. E cose parlando con un amico mio. Non è giusto far sentire tutti quanti. Facciamo girare su, la catena.
siamo quasi, ragazzi. Sto mettendo i cavi. La poppa sono a posto. L'ambola inserita. Ora mettiamo i cavi, affianchiamo per il lato sinistro. Bene, bene. L'ancora ben attesa, guardate come è bella, è buon'ancora. Siamo arrivati, siamo a posto. Il fianco sinistro è mucciato, colpiamo i cavi, poi dobbiamo solo ammainare il portellone. Qua mi ferma, vedete? Vedete qua, vedete, arrivate qua, continuo, vedete? Qua c'è ancora di qua, vedete? Qua che siamo qui. Faccio vedere quello di qua, terra, tutta terra, vedete? Siamo arrivati a Calais in Francia. Ora faccio vedere di qua, quello qua di qua, anche qua. Nessun danno, ecco la catena, ci vedo qua, di lato, vedete, difender, mantenere bene la nave. Faccio vedere anche tutto quest'altro lato. Vediamo che questo lato è teso, quindi mantiene la posizione, non va sotto la banchina, tramite l'ancora di dritta e questo cavo, ecco qua, vedete? Qui abbiamo ommeggio podiero fianco sinistro e con ancora di dritta pronti per alarsi, per partire, ma anche per tenuta. E questo è tutto, ragazzi, siamo arrivati e il video è finito. Ci vediamo per un prossimo video più in là. Ciao a tutti.